Allora ragazzi, una puntata che io non amo fare e non l'ho fatta neanche quando stavamo nell'altra casa, che normalmente sono cose che non si dicono, però lo devo dire per forza perché qua è proprio confermato. Babbo, va a mangiare, va? Va a mangiare, babbo, va? Non so neanche se farla la puntata, perché mi fa schifo pure a me. Però io la devo fare, perché... Non vi sto facendo vedere perché sto preparando tutto. Per fare poi la fotografia d'ingresso a questo maledetto video. Sta quasi per finire, eh? Un altro po' ed è finito. Voilà ragazzi. Stamattina se ne sono andata all'incirca 400 euro. Colla. Allora, il consiglio che vi voglio dare è: non vi comprate mai una casa a Parigi. Mai, mai. Non fate mai questo errore di comprare una casa a Parigi, perché troverete i topi. Allora, semplicemente perché succede questo? Perché a prescindere dal fatto che le case di Parigi fanno completamente schifo. Punto 2. A Parigi ci sono miliardi e miliardi di topi. Punto 2. Riescono a salire nell'appartamento perché a Parigi non fanno le tubazioni e in più non otturano i buchi fatti con le tubazioni che sono per uso esterno. Quindi praticamente loro tutte le tubazioni del gas, adesso io voglio far vedere una cosa, tutte le tubazioni, per farvi rendere conto, queste in tutte le case di Parigi, tutte le tubazioni vengono fatte per esterno, lasciando così logicamente anche i buchi. Quindi automaticamente tutte quelle tubazioni del gas, dell'acqua, sono tutte quante fatte così. Andate. Vedete? Sono tutte quante per uso esterno. Non guardate questo perché è una cucina che ha i suoi ben più di 70 anni, quindi automaticamente, però questa è una casa da fare lavori. Allora, se casomai dovesse comprare una casa a Parigi e quindi automaticamente dovete fare i lavori, non vi dimenticate mai, anzi siete rompicazzo, che dovete assolutamente sbarrare con il cemento e il ferro, perché i topi riescono a entrare anche dal soffitto, attraverso le mura. Quindi ieri ho avuto questa tristissima situazione. Un topo mi è passato di qua, vedete, vabbè, queste sono tutte cose che bisogna cambiare in questa casa. È andato a finire qua dentro. Qua dentro portano tutte le tubazioni del riscaldamento. Quindi è tutto, vedete, è tutto fatto per esterno. Vedete? Anche le case moderne, la loro psicologia è questa, di fare tutte le tubazioni per esterno. Quindi, qualora che voi doveste comprare una casa a Parigi, per evitare questo tristissimo inconveniente, perché non solo ieri è passato uno, ma bensì quando sono andato in cucina ne ho trovati praticamente due, uno sulle cipolle e l'altro sul pane, e evidentemente che stamattina ho dovuto prendere le precauzioni giuste e quindi buttare tutto quello che c'era nella cucina
logicamente lavare, eccetera, tutte le cose, perché ho trovato anche la cacchina, perché il topo purtroppo per lasciare il suo segno che è passato in questa casa ha trovato l'ambiente caldo, l'ambiente idoneo alla sua prorificazione dei Killemworth. Allora, praticamente il topo fa il suo piccolo nido ed ogni nido fa 200 topi. Quindi io ieri qui ho trovato 3 topi. Ora, il problema sta che questo fatto l'abbiamo trovato anche all'Île Saint-Louis, dove abitavamo prima, ce ne siamo andati proprio per questa motivazione qui, perché io, siccome si pagavano 4.500 euro al mese, quando parlai con il proprietario, che trovai il topo che gironzolava tutto bello tranquillo al terzo piano, al secondo piano, voglio dire, e tutto bello tranquillo per fatti suoi, bella la passeggiata, cosa. E quando io praticamente ho parlato con il proprietario della casa, ha detto va bene, ma nelle case di Parigi ci sono i topi. Quindi là mi venne veramente il panico. Quindi comprai tutte queste apparecchiature elettroniche, sono molto efficaci. Quindi ieri fortunatamente una mi è rimasta, quindi da quando l'ho messa praticamente questi ratti non si sono visti più, ma sicuramente in questo momento ci staranno osservando, sicuramente in questo momento staranno tic 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 camminando da qualche parte. A me vengono i brividi addosso adesso che io ve lo dico, veramente mi stanno venendo, mi viene il panico. Quando io ho visto poi 2 ratti in cucina, non vi dico il panico, non sono riuscito praticamente a dormire stanotte. Quindi ce ne siamo andati dall'altra casa per questo problema, siamo venuti in questa casa ed ho trovato adesso, però a distanza di un anno, lo stesso problema. Quindi io non so se io non l'ho mai visti, però ieri li ho visti. Non erano assolutamente frutto dell'immaginazione. Per quanto riguarda l'altra casa, fu una cosa un po' bizzarra, perché noi vedemmo un film francese che si chiama Allerta Ratti e fa vedere che uno di questi ratti è praticamente porta infezione, quindi automaticamente attacca all'uomo. Quindi fu un film proprio orribile, che odio i ratti. Poi quando andai nell'altra stanza per prendermi un caffè, mi trovai questo ratto che girava, e quindi sapete che mi venne proprio panico, perché finito di vedere quel film mi vedo un ratto. Allora pensavo che era un'immaginazione. Invece poi non era immaginazione, era vera, era vero, perché sono stato fino alle 3:30 di notte per cercare di prenderlo, ma niente da fare perché non lo prendo. Allora, per fare questo problema, allora ci stanno diversi tipi di prodotti, però il problema principale è che noi abbiamo i cagnolini. Quindi io ho preso questa pasta, ma è molto pericolosa per i cagnolini. Questa pasta, il problema è che le uccide rapidamente. Quindi praticamente se io anche la mettessi qui, la pasta all'interno là, io praticamente il topo muore subito all'istante, e quindi automaticamente mi tengo un ratto morto nelle mura, con il suo bello odore di putrefazione dei Killemworth, da questi spaccimmi, case grigie e Parigi, che voi tutto che va zappato, voi sta Parigi, che è magnifico, niente di meno, è sempre così sto tempo, sempre così, è così, vuol dire, questo è Parigi, sempre così, e voi tutto che va. Ma cosa, Parigi, Parigi. Sapete quante volte che voi andate a dormire nell'hotel e vi trovate il topolino che passa sopra le lenzuola e voi non lo sapete?
mi manca l'aria. Aspettate, mi tendo un po' giù. No, perché io ho proprio non è una fobia, io odio proprio i ratti. Poi vederli in casa, mi sta venendo pure da piangere. Ma che schifo. Scusate. Non riesco neanche a dormire. Non è possibile avere ratti in casa. Una cosa proprio disgustosa. Allora, aspettate. Voilà, allora mi sono un po' calmato, scusatemi di questa mia cosa nervosa. Allora, ho preso questi qui. Che sono degli ultrasuoni. Questi per le camere. Questi sono per uno per la cucina. Un altro per il salone qui. Questi qua li mettiamo nelle varie camere, nei bagni. Poi ho preso anche le trappole, queste trappole qui. Che vado a mettere. Questo qua non lo uccide troppo, però praticamente si aziona. Si aziona e mette un po' di formaggio, un po' di cioccolata dentro, dei kill è morto. Voilà. Poi ho preso pure questo che è la colla. Potete immaginare com'è brutto. Li ha mandati dall'altra casa per lo stesso motivo. Troppo brutto. Dovete credere, è troppo. Se tu stai in campagna, allora tu lo capisci perché. Normale, no, la campagna. Tu stai in casa. Guardate qua. Incredibile, guardate che devo fare, che è un garage. Beh, ho voluto fare questa puntata solo per una cosa di sfogo. Uai, che schifo. Scusate, ciao ciao. Ah, ragazzi, ho posizionato tutte le cose elettriche. Scusatemi per prima, mi sono ripreso un po', ma più che altro nervosismo perché. Così al venditore ho detto ho trovato un'altra volta dei topi in casa, ma ho cambiato casa, quindi automaticamente lui mi ha detto guarda ma è inutile che cambiate casa perché in tutte le case di Parigi stanno topi. Normalmente il topolino ti viene a portare i soldini, no? Quando perdi il dentino di chi l'è morto. Però il topolino che perde il dentino è il topolino dei nostri genitori, che perdevamo il dentino e ci mettevano una monetina. Invece qua viene il topolino, ma viene per farsi la tana e per mangiare e fare altri figli. Voilà. Allora ho messo una macchinetta qua, dovrebbe essere utile per il salone qui. Poi, sempre nel salone qui, ho messo quell'altra là che avevamo a Lille Saint-Louis,
e poi ho messo questo. Quindi ognuno fa 135 metri quadrati, 280 metri, cioè praticamente questo che ho messo qua dovrebbe servire per uno. Allora ragazzi, è venuta la deratizzazione, ha detto che assolutamente questa roba velenosa non la posso usare in casa, perché altrimenti anche solo a odorare i cagnolini potrebbero morire. Quindi queste, voilà, però mi ha detto che queste qui, mo lui ha messo delle cose come queste, però non sono nocivi per i cagnolini, ha messo un po' da tutte le parti, però non fanno morire subito il topo, invece queste qua le fanno morire proprio all'istante. Allora lui dice il topolino incomincia a sentirsi male mangiando quello che loro hanno messo, e a, diciamo, dopo un giorno praticamente il topolino muore, e quindi siccome si sente male praticamente abbandona, se ne va e va a morire fuori. Invece questi qua sono istantanei, quindi appena lo mangio muore e me lo ritrovo poi morto tra le mura. Allora ha detto questo qua di usarlo, però si getta, quindi il topolino praticamente entra con un po' di formaggio, si chiude la trappola e ti getta tutto, la trappola direttamente. Quando vedete che la trappola è chiusa, Gesù Cristo santo, ha spruzzato anche uno spray, no? Taccio cazzo di me. È venuto proprio il panico, panico, panico totale, cioè proprio panico proprio. Forse ne sa visto uno, loro dicevano questo topolino, eppure, da cazzo, ma che veri topolini, da cazzo di lembue, a Parigi, merdi, spaccimri, lembue. Ma quando mai si vedono i topi da cazzo? Nemmeno a Napoli, ma quando mai abbiamo avuto questi problemi dopo? Mai, 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 pure quando ci avevo fatto la munnezza, che teneva la munnezza fino al primo piano, mai, mai è successa una cosa del genere. Mamma mia, come mi hanno stressato. Allora ragazzi, allora questo è un tema da cadere, va? Ha fatto una ramela. Nel frattempo sono morto, mi trovo in di cazzo. Allora. Ciao ciao ragazzi.